Capitano, 3, 2, no, aspetta, guarda, abbiamo fame. Dopo 2 settimane è un po' difficile iniziare di nuovo. Hola. Sì, ma tu sai parlare spagnolo, di un hola come si dice? Salve, benvenuti e bentornati nel nostro studio cinematografico. Sono serio. Bene, allora, molte persone ci hanno chiesto di fare un video particolare con il parlando appunto, trattando il significato dei nostri tatuaggi, visto che abbiamo io 3 tatuaggi e lei 4. Come ho già detto, io ho 4 tatuaggi e andiamo per ordine cronologico, no? Ok. Allora, il mio primo tatuaggio l'ho fatto 2 anni fa e è la scritta Wanderlust. Praticamente Wanderlust è una parola che ho scoperto se ha lo stesso significato in 2 lingue che io studio, che sarebbero l'inglese e il tedesco. E in inglese si legge Wanderlust, in tedesco si legge Wanderlust, ma giusto per una cosa che comunque non ce ne frega. Una cosa per ampliare il vostro bagaglio culturale. Rappresenta, diciamo, la mia voglia di viaggiare e scoprire posti nuovi, perché appunto wonder significa girevagare e lust significa voglia. Cazzo, grazie, da Chiara non ci sono mai arrivata. Sei pure analfabeta. Tutto questo è per una cosa che mi piace viaggiare, e quindi mi sono fatta Wanderlust, e quindi siamo tutti molto interessante questa storia. Secondo tatuaggio, c'è anche una bellissima storia dietro questo secondo tatuaggio che ci siamo fatte entrambe, infatti abbiamo lo stesso tatuaggio, ed è dietro l'orecchio ed è appunto una mezza luna. E piccola storia, apriamo e chiudiamo parentesi, ce lo siamo fatta una cugina rosa da un nostro amico che praticamente un apprendista tatuatore. È stata molto una storia molto bella, devo dire. Tipo una gara da parte, si prendeva il caffè da parte. Vabbè, questa luna è sia per, diciamo, coronare l'amicizia che io ho con Martina. L'abbiamo coronata, la nostra luna di mille. E anche per questo il nome del canale, The Moonlight. E come secondo tatuaggio, come secondo significato, io ho attribuito quello che è, diciamo, l'amore e la dedicazione, la dedizione. Se ci sono in analfabeti, Scusate, ho troppe lingue in testa. Infatti è molto divertente, vuoi dire, Anna Chiara, quando lui viene in mente una parola in inglese o in spagnolo e non in italiano, veramente. Ma come si dice? Aspetta, con un fiocco. Tipo ieri un montone di insalata, ma come mi viene? E quindi il secondo significato che ho attribuito è quello per la dedizione e l'amore verso mia madre, perché la luna è il satellite che fa luce durante la notte, e quindi praticamente mia madre praticamente è quella persona che durante i miei momenti bui mi ha sempre sostenuto. L'Oscar per la pace. Il terzo tatuaggio che ho è una scritta qui, che praticamente significa serendipity, che in italiano non sapevo ci fosse anche, diciamo, la traduzione in italiano, pensavo fosse soltanto un termine che racchiude questo concetto in inglese, però si dice serendipità, e praticamente sarebbe la fortuna di fare delle scoperte, che comunque sono scoperte positive, quando non si stavano cercando. Tipo quando lei si è imbattuta in me e ha trovato una cosa fantastica. Serendipità. 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 Però io a questo tatuaggio gli attribuirei un, diciamo, un significato un po' più folcloristico, ovvero una bella botta di culo. Proprio per la seconda volta Oscar alla pace. Come si suol dire, una gioia che Anna Chiara non ha mai visto. Cerco gioia e anche usate. Il quarto tatuaggio ed ultimo è la croce che ho tatuata sul dito medio. Allora, io voglio aprire un'altra piccola parentesi. Proprio così ti mando a fanculo. No, nella maniera cristiana. Fanculo ti santifica. Voglio aprire un momento questa parentesi, perché una ragazza su Instagram e alcune persone su Snapchat mi hanno contattato dicendo che questo tatuaggio era blasfemo. Allora,
Non sei fermi, non c'era. No, scusate. Cioè, quasi fermano gli orologi perché le cazzo, una cazzata così grande sul mio conto veramente non veramente mai sentita. Che blasfema. Mai sentita di me una cosa del genere. Solo perché un tatuaggio sono fatto sul dito medio vuol dire che blasfemo. Anche perché spieghiamo il vero. Mandate riabilitazione tutti quanti, come state? Si deve andare a calci in culo. Dicevamo, la figlia dei fiori che mi è tornata. Esatto. Questo tatuaggio non è dedicato al cristianesimo. Perché è un simbolo che in realtà è nato molto prima di questa religione ed è appunto quello che dell'unione di due cose diverse, due opposti, ovvero ad esempio bene e male, uomo o donna, oppure non lo so, il giorno e la notte. E praticamente che formano un angolo di 90 gradi, il seno di 90 gradi quanto è la mia chiara? Seno? Sì. Uno. E il coseno? Zero! Oddio! No. Ce l'abbiamo fatta, signori. I grilli, il test, la scimmia, a posare i piatti, ho iniziato a disegnare. Ti danno la segna della circonferenza. Beh, la circonferenza ho scritto solo così. Vabbè, lasciamo stare le cazzate. Questa piccola parentesi che non si fa un cazzo la matematica nella vita. Perché studiate matematica? Comunque. E praticamente sarebbe quindi l'unione di due opposti, perché se voi ci pensate, cioè senza il male, noi non potremmo mai apprezzare cosa c'è, cosa abbiamo di bello nella vita e tutte le esperienze belle che noi comunque diciamo viviamo nel corso della nostra vita. E quindi diciamo è un tatuaggio che mi è servito tanto e che diciamo mi ricorda che tutti i momenti cattivi e brutti devono passare per forza. È uno dei tatuaggi diciamo tra quelli che ho fatto è quello che veramente mi piace di più anche come significato. Ma passiamo a Martina D'Andrea che qui ci vuole raccontare i suoi tre tatuaggi. Il mio primo tatuaggio risale al settembre del 2015 e appunto è il mio piccolo sole che ho sul dito della mano sinistra, perché in realtà per il significato del mio tatuaggio serve sapere anche perché l'ho fatto sulla mano sinistra. Ma non me ne fa per cazzo. Allora, ma andiamo avanti. Questa parte la taglierò. Il potere decisivo. Al terzo liceo ho cominciato a studiare la filosofia e uno dei primi autori che si studia appunto al terzo anno è proprio Platone. Platone è stato diciamo uno dei miei filosofi preferiti. Sì, è stato il mio primo amore. Amore platonico. Quindi per non secchionaggine. Sì. Per non entrare. Sono io. Per non entrare appunto nella secchionaggine è importante che io sia breve. E quindi per chi è interessato poi posso spiegarglielo come si deve. Rappresenta appunto l'idea del bene di Platone e quindi per me è un promemoria per cercare di essere buona nella vita. E soprattutto l'ho fatto sulla mano sinistra perché secondo appunto la maggior parte delle leggende la mano sinistra è la mano del male e quindi per me è un promemoria appunto per compiere sempre buone azioni fino a quanto è possibile. Il mio secondo tatuaggio invece è appunto la nostra bellissima famosissima luna dietro. Qui. Poi in tutto questo abbiamo dovuto ricalcare entrambe perché era altrettanto proprio. Il significato però secondario, possiamo dire, a quello dell'amicizia mia e di Annie è il fatto che è un controbilanciamento con l'idea del bene che mi sono tatuata sulla mano sinistra, perché per me ogni essere umano ha una realtà doppia, appunto, e quindi siamo fatti di bene come siamo fatti di male, solo che il male lo tendiamo più spesso a nascondere, ecco perché ho scelto di farlo proprio dietro all'orecchio. Infine il terzo tatuaggio, che l'abbiamo fatto anche di recente insieme, che ovviamente ha ripreso tutto, voi già siete a conoscenza, sì. Della parola Aufhebung. Allora, Aufhebung è una parola tedesca che completa appunto la mia triade dei tatuaggi filosofici, o così la prediligo chiamare. È una parola del sistema filosofico di Hegel che appunto, diciamo stringendo il concetto, vuol dire superamento, perché per appunto la visione di Hegel ogni evento è scandito in tre parti, ovvero di tesi, dove appunto è un avvenimento positivo che ci accade, la tesi, l'antitesi e il negativo, quindi un qualcosa che completa però la tesi, ecco perché si è. E il risultato è un saggio breve. E il risultato appunto è un superamento, quindi con l'aufhebung, ovvero col superamento, io porto dentro di me sia ciò che mi è accaduto di positivo che di negativo per andare oltre. E questo è.
E, però è un tatuaggio che è stato molto sofferto, mi sconsiglio assolutamente di fare un tatuaggio sulle costole, perché veramente indecente il dolore. Fa proprio male. Anche come sai il dolore? Tipo sì, quello abbiamo fatto, io non ho sentito tanto dolore. Solo un... Allora, sul dito e dietro l'orecchio non fa per niente male. Ma anche qui, io ne ho uno qui e non fa per niente male. Solo questa zona del corpo è molto molto delicata. Fa male, ma sono le costole. Fa veramente male. Quindi il mio consiglio è, se volete farvi male un tatuaggio, perché alla fine sono delle cose... Cioè, a me piacciono tantissimo i tatuaggi, anche perché comunque in un certo senso esprimono quello che è, diciamo, cacciare fuori quella che è la personalità di una persona e anche, diciamo, le proprie passioni, per ricordarci anche qualcosa. Un tatuaggio molte volte ci serve, e se volete farvi un tatuaggio scegliete dei posti, almeno il primo, in cui non fanno male. Io consiglio invece di fare tatuaggi piccoli e soprattutto che si possono nascondere, perché sono la prima... Io ho tatuaggi, però sono la prima a dire che per un futuro poi sarà brutto, diciamo, esserne coperose. A parte, come primo tatuaggio, secondo me dovreste farvi un simboletto che comunque racchiude un concetto che voi, a voi piace. E... perché molte volte scrivere una frase intera, cioè sarebbe bello, per l'amor di Dio, però purtroppo il nostro corpo non è una pagina di un libro. Sarà bello se tu sei maschio o sei femmina. Non o sei trans, o sei trans, gay, lesbica, non lo so quello che vuoi fare. Non farti un tatuaggio per la tua fidanzata slash fidanzato. Sono ridicoli, ve ne pentite! Ridicoli. Non li fate mai! E con questo possiamo dire che è assolutamente chiuso anche questo altro video. Pomeriggio con Marti e Remi. Pomeriggio 5 è finito. Barbara D'Urso e... non abbiamo pianto. Ringraziamo per il feedback che stiamo ricevendo, come ogni video. Certo. Vi vogliamo tanto bene. Qualunque domanda o curiosità che avete su entrambi potete seguirci sui nostri social. Continuate a commentare la descrizione. Soprattutto continuate a commentare dandoci sempre più idee per i video, perché questa è un'idea vostra. Aspettiamo tanti commenti qui sotto perché ci interessano. Va bene, adesso basta. Perfetto, ci vediamo nel prossimo video. Qui ad Attack. Ha ha ha.